Diamo lettura del comunicato del ministro Gelmini sui neutrini e il CERN di Ginevra. Signor ministro, quello che lei sta guardando non sono i neutrini, ma sono le balle che lei ha raccontato, che hanno fatto il giro del mondo a una velocità tripla rispetto ai neutrini. Congratulazioni. Ieri il ministro per l'istruzione e la ricerca Maria Stella Gelmini ha diffuso questa dichiarazione in merito alla recente scoperta sulla velocità dei neutrini al CERN di Ginevra. Rivolgo il mio applauso e le mie più sentite congratulazioni agli autori di un esperimento storico. Sono profondamente grata a tutti i ricercatori italiani che hanno contribuito a questo evento che cambierà il volto della fisica moderna. Il superamento della velocità della luce è una vittoria epocale per la ricerca scientifica di tutto il mondo. Ed ecco le balle che il ministro ha raccontato. Alla costruzione del tunnel tra il CERN di Ginevra e i laboratori del Gran Sasso, attraverso il quale si è svolto l'esperimento, l'Italia ha contribuito con uno stanziamento oggi stimabile intorno a 45 milioni di euro. Signor Ministro, con 45 milioni di euro in Italia si costruiscono viadotti di pochi centinaia di metri. Inoltre, oggi l'Italia sostiene il CERN con una assoluta convinzione, con un contributo di oltre 80 milioni di euro l'anno, e gli eventi che stiamo vivendo ci confermano che si tratta di una scelta giusta e lungimirante. Signor Ministro, grazie per la sua dichiarazione di assoluta ingenuità e ha fatto chiarezza finalmente quanta scienza abbiamo presso il Ministero della Ricerca. Ecco che, se guarda, le balle stanno facendo il giro del mondo.